Oggi a Terza Pagina parliamo di sacro in musica e poi andiamo a dare un'occhiata al mercato europeo del libro. L'Exultet, un oratorio sacro, illumina il racconto della resurrezione attraverso la figura di Sant'Elena e del beato Bartolo Longo. Noi siamo in questo caso in una chiesa, Santa Croce in Gerusalemme, che racchiude le reliquie portate da Sant'Elena. Della croce è anche una spina della corona di spine di Gesù. Quindi lei voleva veramente far conoscere a tutti questa realtà. Sono gli oratori che noi facciamo, raccontano delle storie di Dio, che sono delle splendide storie d'amore. E in questo caso è la storia d'amore più grande per eccellenza, che vuole parlare di resurrezione. Un coro di professionisti, ma anche di molti non professionisti, di persone di fede che pensano che è bello cantare la gloria di Dio con la loro voce. Dentro di me, oltre di me. Guardando al cammino del beato Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei, delle opere di carità che furono all'avanguardia a fine Ottocento e che ancora oggi fanno parte dell'altro santuario fondato da Bartolo Longo, il santuario della carità, ne abbiamo 16, è fondatore della città di Pompei. Asciuga le tue La croce soffia sull'impegno nella fede dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, da sempre impegnato nel sostegno concreto alla Terra Santa, nei giorni in cui i luogotenenti da tutto il mondo si sono raccolti in consulta a Roma, prima dell'abbraccio con Papa Francesco. La Terra Santa è il luogo delle origini della fede cristiana, dove affondano le nostre radici, dove c'è una piccola comunità cristiana, ma molto vivace, che ha bisogno di essere sostenuta. Non abbiamo risorse sufficienti per vivere da soli e autonomamente, e poi anche la nostra vocazione, essere luogo di incontro tra tutte le fedi, ma soprattutto, innanzitutto, tra tutte le comunità cristiane nel mondo, con il cuore della nostra fede, che è la Terra Santa. Dentro di te c'è l'amore. Il 9 gennaio del 1979 muore a Roma Pierluigi Nervi, ingegnere e architetto tra i più famosi del Novecento. Legato al razionalismo italiano, ha lasciato opere di rilievo epocale in patria e all'estero. Celeberrima la sala delle udienze in Vaticano che porta il suo nome. È un mercato del libro in lieve ripresa, quello che si presenta ad una prima analisi comparativa europea dei dati 2018, così come riportati da Il Giornale della Libreria. Un segno più dello 0,4 lo fa segnare il mercato francese, dove comunque si lamenta un calo nei giorni caldi di dicembre dovuto alla protesta dei gilet gialli, che ha visto la chiusura di numerosi esercizi nei weekend prenatalizi. In Gran Bretagna il fatturato registra invece un più 2,1 rispetto all'anno precedente, con il bestseller di Michelle Obama a guidare la fila. Stona il dato della Norvegia, che chiude l'anno con un netto meno 4%, con la sola eccezione della narrativa per bambini e ragazzi. Infine, ma il dato è ancora provvisorio, la Germania, che cresce dell'1,2%.